miestui ir pasauliui. 20-ojo amžiaus operos legenda Montserrat Caballé. UNESCO geros valios ambasadorė, sukūrusi skirtingus 139 vaidmenis nuo Mocarto iki Wagnerio garsiausiose pasaulio teatruose. Vienintelė Butterfly ištekėjusi už Pinkertono. Bučiniai operoje ir gyvenime, kurie tęsiasi pusę amžiaus. Tai daug žmogui, bet operai nesibaigiantis širdies pulsavimas. Apie viską atvirai antroje pokalbio dalyje pasaulinio garso operos primadona, dviejų vaikų motina mokytoja Montserrat Caballé vienintelėme išskirtinėme interviu Lietuvai. Lei ha cantato a Barcellona la Butterfly e ha conosciuto il suo marito Bernabé Martí. Sì. Il suo futuro marito. Potrebbe raccontare di quel bacio famoso di Pinkerton? Beh, è stato, prima di tutto abbiamo cantato nel nord di Spagna, alla Coruña, lì ci siamo conosciuti. E quando abbiamo dovuto cantarle qualche mese più tardi qui, io ho fatto un commento al parrucchiere del teatro, che era grande amico mio, anche di lui, e gli ho detto, peccato perché quel ragazzo ha una bella voce e canta bene. Non sapevo bene l'opera, però soprattutto non sapeva baciare. Questo lo dissi perché era vero, era vero. Sul palcoscenico è stato così timido, una cosa incredibile. E l'ho fatto un commento senza malizia veramente. Però questo gliel'ha detto e lui si è arrabbiato, si vede. E avrà pensato, questa volta non dirai la stessa cosa. E infatti è stato così, mi ha lasciato tonta tonta. Non so come si dice in italiano. Sì, stupita magari, sì, vero? Sì, sì. E 6 mesi dopo ci siamo sposati. E lei diceva che lei magari è l'unica Butterfly che ha sposato Pinkerton. Credo che sia un po' così, no? Nella storia non trovo un'altra. Io veramente, cantando con lei, vedevo tante volte il suo marito nelle quinte o nella sala e sempre ammiravo la sua partecipazione. Sì, soffriva molto. Ecco, volevo chiedere per lei proprio che cosa significava avere accanto tutta la vita un cantante di livello così alto, sempre vicino a lei. Diciamo che prima non eravamo così vicini perché avevamo ognuno la sua carriera, poche volte cantavamo insieme, ma abbiamo fatto diverse cose insieme, soltanto che io ero in Europa e lui era in America, o io ero in America, lui era in Europa, era tremendo.
Però dopo abbiamo avuto la sfortuna, dico sfortuna perché nel 77 lui ebbe un inizio di infarto a San Francisco e dopo i dottori hanno detto di smettere i lunghi viaggi e smettere queste cose. Abbiamo lavorato ancora insieme qualche volta, soprattutto a Parigi così, ma non più i lunghi viaggi. Mm-hmm. E mi ricordo che lui veniva spesso, come lei dice, e sì, era fra le quinti, e lo vedevo soffrire. Io le dicevo, ma non soffrire così. Sì, ma penso se lo farai bene, se non lo farai bene. Era sempre così. E poi quando avevo un tenore accanto che non funzionava, perché ce n'erano parecchi anche così, lui diceva, non capisco, come può non fare questo, con lo facile che... E io gli dicevo, guarda, è una forma di pensare, perché tu potevi farlo, però gli altri non hanno colpa. E non per questo non devo cantare con loro. No, no, capisco, capisco. Ma era così soffrente. In ogni modo, quest'anno scorso ha fatto già 50 anni che siamo sposati. Sì, ecco. E questo mi ha fatto molto felice. Il matrimonio d'oro si chiama, vero? Che 50 anni, incredibile. Infatti. È una bellissima cosa. Sì. In questo momento si trova un po' giù. Ma io penso che è una cosa piuttosto di, non dell'età, ma sì della maniera di pensare, perché mi dice, io mi avvicino alla fine e non vorrei lasciarti sola. E allora le dico, ma portami con te. Ma in ogni modo è una maniera di parlare fra di noi. Sì. Cantanti di livello così superiore nella famiglia, come siete riusciti a costruire la vita e la carriera insieme? Era molto difficile? Sì, molto, molto difficile, ma l'abbiamo riuscito a fare, io penso anche perché avevo i miei genitori che mi hanno molto aiutato con i bambini e anche perché mio fratello ha portato sempre la mia carriera verso un infinito inagotabile anche oggi. E allora a volte quando hai due persone così accanto è molto difficile che non ti riesce bene le cose. Sì, ecco, volevo dire che il suo fratello Carlos Caballé, uno dei più famosi importanti agenti del XX secolo, sì,
che grazie a lui hanno fatto la carriera internazionale, le stars, sì. Come José Carreras, Juan Pons, Elena Obrazova, no? Anche Placido Domingo. Anche Placido Domingo. E sono molto felice che facevo parte anch'io nella lista di artisti che lui si preoccupava, e grazie a lei. E quindi, no, grazie a lei. Grazie a lei. E quindi volevo chiedere proprio questo inizio, quando e come lui ha cominciato a essere il suo agente e il advisor artistico, no? Anche come si chiama in italiano? Che sì, ho capito. Aiutava. In ogni modo, lui aveva 18 anni e io ne ho 9 di più. E mi ricordo che, stando in Germania, mi riusciva molto difficile di portare quel ritmo un po' tipo fabbrica, diciamo. Sì. E arrivò un punto che io dissi ai miei: non mi sento di continuare la carriera, non è come io la sognavo. Io sognavo un sogno come abbiamo avuto a Basilea, ma qui è molto diverso, si impara molto musicalmente parlando, però si deve soprattutto fare un regime molto severo, e non c'è l'illusione di una volta. Io penso che sarà migliore che io lo lasci. Allora lui si è posto, ha detto: no, facciamo così, io ti rappresento durante un anno come segretario. E se in un anno tu non riesci a fare quello che vuoi, allora tu lascia la carriera. E io mi ricordo che ho accettato e abbiamo fatto un piccolo contratto su questo. È vero, avete scritto? È vero, ah, ed è scritto. Sì, c'è ancora. E un anno dopo, nella stessa data, io avevo già cantato a Lisbona e due o tre posti, che lui mi disse: vuoi ritirarti? Io ho detto: perché? E dice: no, perché adesso è un anno che abbiamo fatto questo accordo. E io ho detto: no, sbagliavo, avevi ragione tu. E allora dice: allora facciamo un vero contratto. E abbiamo fatto un contratto e da allora è stato il mio agente. E ha influenzato tanto sulla sua carriera, Carlos? Sì, molto. Molto, perché certi ruoli che mi sono offerti lui non li ha accettati. Certi ruoli che a me sembravano molto difficili, lui li ha accettati. E aveva ragione. Thank you.
però era molto, molto severo e aveva ragione in la maggioranza delle cose. Soprattutto sapeva esattamente quanto dire no e quanto dire sì. Allora questo è importante per una carriera, avere una guida su questo. Ma questa è una cosa che ha fatto anche con altri cantanti che volevano fare certi ruoli e che lui li ha diretti bene. Sì. Sì. Perché mi ricordo benissimo quando lei mi ha portato da Andorra qua, a casa di Carlos, per far sentire, e lei mi diceva prima, non so se piacerà a lui, piace a me, però bisogna vedere. Che lui sempre aveva la sua opinione. E sì, sì, che... ed era un'opinione valida. Sì. Perché certe volte io rimanevo un po' stupita di vedere, ma no, non avrà questo, non farà quello, e invece riusciva e lo faceva, sì, sì. Sì. Il direttore di molti anni del Wiener Staatsoper, Holländer, ha detto su di lei che non c'è un'altra cantante che durante la sua carriera avrebbe cantato da Norma a Isotta, da Don Elvira a Salome, da Tosca a Sieglinde, che è proprio un caso unico e tutto di livello superiore. Vorrei chiedere quanti ruoli lei ha creato. Beh, io le ho create tutte quelle che ho fatto, non è che le ho creato io, però per me era la prima volta. Sono stata 139. Incredibile. 139 ruoli diversi. Sì. Fra Wagner, fra Mozart, fra Belcanto, fra Verismo, sì, un po' tutto. Quali di loro erano per lei più amabili? Amabili? Piaceva di più qualche ruolo che Salome. Proprio... Salome. Vero? Salome, sì. Mi piaceva molto il ruolo, mi piaceva molto la musica di Strauss. E allora era... È un ruolo completo. Sì. Da bambina a donna, da donna a vengatrice. Era è un ruolo molto completo, molto difficile di capirlo, mm-hmm, e soprattutto di cantarlo, non di gridarlo. Sì. E allora questo è una grande cosa. Il ruolo più difficile? Il più difficile per me? Difficile, difficile. Io direi che è stato Semiramide. Semiramide era un ruolo molto difficile per me, perché a volte ci vuole una voce più coloratura, diciamo, cosa che io non sono stata mai. Ma allora mi riusciva a fare gli avvelimenti e i sopracuti, e allora per questo, ma era difficile. Se tutto avrai, se tutto avrai, avrai da me. Oh, 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 oh,
Secondo i critici e spettatori, uno dei suoi ruoli più stupendi era Norma di Bellini al Festival Orange in Francia. Dicono? Sì, ho sentito tanti che sempre ascoltano, sempre riascoltano, e infatti questa sua Norma nel 1974 è diventata leggendaria, perché prima tutti conoscevano Maria Callas, interpretatrice, e adesso lei è diventata proprio esempio di Norma. Quale chiave proprio interpretativa le ha proposto regista francese Pierre Jourdan? Mi ha detto quello che era già fin dall'inizio chiaro per me, che Norma soprattutto era una traditrice alla sua fede, e che su questa grande traditrice c'era l'amore di una madre e c'era anche l'amore tradito di un uomo. E su questo si basava il ruolo della Norma, e aveva ragione. C'è tutto scritto nello spartito di Bellini e a volte non si legge bene, e quello mi ha insegnato a leggerlo. Di tempo è impossibile nominare tutti i teatri mondiali, direttori d'orchestra, cantanti. Invece, con quali di loro per lei proprio collaborazione era più importante? Teatri o direttori? Come lei vorrebbe dire. Molto importante per me era l'Opera di Vienna. La Staatsoper era importante perché la pulcritù della musica era sacra in quel tempio dell'opera, e soprattutto era un pubblico che non disturbava, devo dire la verità. C'era un grande applauso, ma non c'era niente strano. E soprattutto era molto bello fare i ruoli scenici, e io mi ricordo di Claudio Abbado, che abbiamo fatto, mi sembra che era Il viaggio a Reims e anche altre opere, però come un grande direttore veramente per l'opera e per il cantante. Credo che è stato per me in quel momento uno dei più grandi, dei valori vocali. Sì. Si aveva e rispettava. Ha fatto amicizia con qualcuno dei suoi colleghi, direttori d'orchestra? Ha fatto molta amicizia con Luciano Pavarotti. Sì. Perché Luciano era un essere buono e soprattutto molto umano. Come cantante era un cantante fedele e soprattutto era un cantante che rispettava i colleghi. E non usava mai
diciamo, certe maniere che altri usano. E questo mi ha commosso molto, perché si trova poco spesso nell'opera. Però Luciano è stato un grande amico, sì. Domani allora stessa verrai tu. Ne vuoi promessa? Giura, oh mio contento, ti rammenta. Diverse storie, come lei sveniva nelle prove. No, era un caldo tremendo quando abbiamo avuto quella prova a Mérida con Obrazova, un cielo stesso, e che veramente abbiamo avuto la sfortuna di, erano le 12 di sera, era a 40 gradi, non si poteva più resistere, io non lo resistevo più, mi sentivo svenire, mi sentivo vuota. E gliel'ho detto, mi sento che... Male. Male, sì. Male. È così. Ma era vero, un svenimento vero, o perché... Quasi, quasi. Quasi? Quasi per il caldo. Per il caldo. Sì, molto, molto. Sì. Nel 88 lei ha inciso un disco con il rock re Freddie Mercury, Barcellona. E quindi prima di questo sicuramente lei era conosciuta per tutto il mondo musicale, ma dopo questo è diventata conosciuta per tutti, tutto il mondo. Infatti sì, sì, era molto bello, però... Volevo chiedere a chi è nata questa idea di collaborare con Freddie Mercury e perché? Io credo che questa idea è nata a Carlos. Sì. Credo. E Freddie era molto contento di questo e abbiamo avuto la fortuna che il mayor di Barcellona voleva avere per le Olimpiadi una cosa speciale, e allora Freddie è venuto a Barcellona, ci siamo conosciuti e abbiamo avuto questo primo inizio, e lui ha avuto la fortuna di capire che io volevo un inno per la città. Così è una cosa che conveniva anche alle Olimpiadi, e allora ha fatto questo bel, è un bel tronfo di musica, e abbiamo avuto la fortuna di inciderlo insieme bene, e questo si è fatto a tutti e due grande piacere, e abbiamo sviluppato una bella amicizia, ecco. Ed è una persona molto musicale nel senso della musica, suonava il pianoforte ed era musicale molto. Allora non abbiamo avuto nessuna cosa incontro, al contrario, tutti eravamo contenti di questo. Barcelona. Let the music play.
celebrations. Quando canta, anch'io ho visto personalmente e vissuto personalmente, però si vede la sua gioia proprio, che lei godeva ogni momento sempre sul palco. Sì. Che proprio... È vero, sì. Ma questo è una cosa che produce la musica. Non il pubblico e non... Sì. Non nient'altro. Sì. La musica la vivi o non la vivi, ma se la vivi si sente. Lei ha inciso moltissime incisioni, CD, sì. DVD. Quali di loro, secondo lei, le piace di più? Mi piace molto quello che abbiamo inciso con Abbado, di Guglielmo Tell, in Versailles. Era molto bello e c'era la Marilyn e abbiamo avuto molta fortuna di farlo. Quello mi piace molto, è musicalmente... è quasi perfetto per me. Ma le piaceva proprio fare incisioni o piaceva più stare sul palco? Mi piaceva molto fare la musica. E a volte nelle incisioni c'era la musica soprattutto, a volte no. C'era il direttore che voleva questo o quello, che non aveva niente a vedere col compositore. E allora veramente era una cosa un po' dura di fare. Però avevamo un contratto e lo dovevamo farlo. Grazie a lei la musica spagnola e le zarzuele hanno conquistato le sale mondiali. No, grazie a me no, ci sono state altri cantanti che hanno fatto molto. Ma anche molto. Lei, tantissimo. Che... Sì, anch'io ho seguito la linea. E secondo lei di che cosa proprio la musica spagnola si distingue nel mondo? Diciamo che c'è l'aria, no? L'aria della musica spagnola è un po' come l'aria della musica, adesso dico una parola che forse non dovrei, russa. Sì. È un, tutto un suo mondo. Sì. E anche succede con la spagnola. Anche l'italiana però è un suo mondo, no? Di farlo. Io penso che la musica spagnola conquista per questa aria libera. Sì. Vente!
vente. No. Devi correre. E lei conosce molte lingue e ha cantato in tutte le lingue. Potrebbe dire quale musica tedesca, francese, italiana la piaceva di più, proprio stava più vicino al cuore? Beh, devo dire che la francese mi piace molto, molto. Mi piace molto Sansone e Dalila. Sì. Mi piace molto delle opere che io non posso cantare, ma che mi piacciono. E che invece ho inciso qualche aria ogni tanto, sì. Lei è stata sempre interessata a trovare e a cantare le opere poco rappresentate o magari anche poco messe in scena. Sì. E nel 2002 lei ha interpretato Caterina d'Aragon nel teatro di liceo. Sì. Sì, in quell'opera di Enrico VIII di sì. Saint-Saëns, che anch'io avevo gran piacere di cantare con lei, Anna Bolena. Poi questa era una festa doppia per tutti gli ammiratori del mondo musicale, perché lei è tornata sul palco dopo la pausa e anche festeggiava 40 anni sul palcoscenico di liceo. Sì. Ecco, volevo chiedere che sentimenti lei sente cantando proprio nella sua città. Diciamo che è lo stesso sentimento che ogni sentirà in ogni teatro. Non è di più, non è di meno. Mm-hmm. È soltanto il sentimento di interpretare un ruolo nuovo ed offrirlo a un teatro e a un pubblico che sempre spero che capiscano. Che non è per loro, è per l'opera, è per il compositore. E forse sarebbe difficile trovare un posto sulla carta del mondo dove lei non ha cantato. Oh no, ci sono tanti, ci sono tanti. È vero, potrebbe dire dove non ha cantato? Non ho cantato in New Zealand. Sì. Non ho cantato. Ho cantato in Australia, questo sì. In molti posti ho cantato, ma non so, non saprei dire. Sembrano che in tutto il mondo quasi. In molti posti, sì. Sì, e sono molto felice che lei ha cantato anche in Lituania nel 97 con Mozita. È vero. E nel 2010 anche con me a Vilnius. Ah sì? Sì, che quindi
Nella carta c'è anche Lituania per... lei è la madre di due figlie. Sì. E la sua figlia Monsita ha scelto anche cammino di cantante lirica. Sì. Come lei si sente cantando insieme con la sua figlia sul palco? Ma sento sempre una grande emozione e a volte penso che lo fa bene, a volte penso che qui manca un po', a volte penso che mi ricorda tanto quando io iniziai, quando cominciai. Mm-hmm. È una grande emozione cantare con lei, veramente, veramente molto bello. Si preoccupa per lei quando canta? Lei? No, quando canta no, ma mi preoccupo molto nella vita, sì. Come va, come sta, come la sua famiglia e tale. Che cosa le ha dato la maternità come a donna? Sì, come donna mi ha dato la gioia di sentirti utile, sentire che sei venuta per qualche cosa importante, no? Dare la vita a un essere è qualche cosa che non ha comparazione nessuna con l'arte né con la musica, mi perdonano i compositori, ma è vero, questo è qualche cosa che non ha. E non ho potuto godere dei figli come vorrei perché avevo una carriera e un lavoro che mi portava lontano. Però in ogni modo ho avuto sempre la fortuna di ritrovarli e avere lunghi periodi con loro, il che mi ha fatto grande piacere. Però sono cresciuti, ognuno ha scelto il suo cammino e non so, penso per esempio mio figlio è partito che aveva 21 anni negli Stati Uniti per gli studi, ha studiato lì, poi ha iniziato un lavoro, è 20 anni ormai o 22 che fa questo lavoro e non ha niente a vedere con la musica e oggigiorno è diciamo il figlio che non ho mai potuto avere vicino come ogni madre desidera. È vero che lei diceva una volta a me, se lei vorrebbe fare un'altra vita, farebbe solo la mamma? Sì, è vero. È vero. Ancora scegliere un'altra farebbe come ha fatto, è sì, vero? Sì, questo è vero. Sì. Questo è vero, sì. Non avrei un altro cammino, non lo troverei. C'è un proverbio che dice meglio non avere i contatti finanziari con i suoi vicini, con gli amici, invece attorno a lei sempre è stata la famiglia, il suo fratello, la Monse, Isabel, i figli, e voi avete lavorato da Dio sempre bene. Come siete riusciti? Dove c'è il segreto di questo lavoro insieme? Io penso che il rispetto. Il rispetto. Rispetto l'uno per l'altro, di come si deve fare, di come si va, soprattutto di come si usa l'incontro con le altre persone e soprattutto anche di come si deviene, no? Sì. Lei ha il tempo libero? No. Quindi no. Inutile chiedere come passa il tempo libero, vero? Perché no, no. Tutta la vita tanto sì, lavoro. Musica e niente. Thank you.
ricordo la storia che lei mi ha raccontato. Nella villa vicino a Barcellona lei aveva anche animali domestici. Sì, è vero. Infatti. E quando lei cantava, che le mucche anche facevano la parte di musica, le sue mucche. Sì, venivano sotto la finestra quando facevamo i vocalizzi e ascoltavano. Alle volte tiravamo. Era molto comico, veramente. Alla fine di intervista io vorrei fare 10 domande brevi e vorrei chiederle anche le risposte laconiche, se possibile. D'accordo. Lei si considera nata sotto buona stella? Sì. Lei ringrazia spesso all'universo, Dio? A Dio, sì. Può dire i suoi caratteri positivi, proprio descrivere il... Penso che positivo è soltanto cercare di comprendere l'altra persona. E negativo? Negativo... di non capirli. Lei è un buon gustaio? No. No? Non ce l'hai il piatto che le piace di più? No. No. Secondo lei che cosa è più importante per la donna nella vita? Per la donna essere madre. E per un uomo? Per un uomo penso che essere padre. Ecco. La sua bevanda preferita? Acqua. 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 E che tipo di persona secondo lei è quella di successo? Quella che non aspetta niente e lavora. Ecco. alla fine della nostra trasmissione suona il pezzo musicale più preferito, il suo pezzo musicale. Posso chiedere che cosa lei vorrebbe che noi mettiamo alla fine del programma? La Nana. La Nana? Mm. La Nana spagnola? La Nana de Faglia. Ah, la Nana de Faglia proprio. Sì. La ringrazio tantissimo per questa possibilità di rivederla, di parlare con lei. Anzi, grazie. Di avere questa intervista fantastica, molto interessante. Vorrei ancora chiedere mille cose e spero di rivederla presto. Sì. E la auguro anch'io di tutto il cuore tanti tanti anni ancora che grazie. Lei fa questa cosa stupenda di essere fra di noi e dare questa bontà, questa umanità, questo amore e tutto quello che lei mi ha dato piangere. Per me e per tutto il mondo. Mi fa piangere. La ringrazio tanto tanto. Oh, signora mia. Tanto tanto. Grazie, grazie. Grazie mille mille. Grazie di essere venuta. Ah, adesso sì. Sono così contenta che... Grazie per l'invito.